Scusami, Fitz, di nuovo qui? Sì, sono tornata. Non è contro le regole, vero? Cos'hai lì? È l'articolo per il giornale di domani. Quell'altro non mi piaceva. Scritto a matita? Matita per gli occhi. Ho perso la penna. Forse è tardi per l'ultima edizione, ma farò il possibile. Che forza! Grazie, grazie. Phoebe, non vai a prepararti per la cena? Wow, come sei sexy. Ti senti bene? Sto benissimo. E così usciamo stasera. Passo da te alle 7. Bene, sarò pronta, cucciolo. Io non ho affatto licenziato il gruppo, deve suonare stasera. Oggi ha le prove. No, è impossibile, sono stata a casa tutto il pomeriggio. Sì, d'accordo, arrivo subito. Devo andare al P3, dite alla Baglia di far mangiare Wyatt se per caso tardassi. D'accordo, ciao. Senti, questa specie di pozione sembra fatta di colla. Controlli gli ingredienti sul libro? Certo. Che strano. Riprova? Sembra che non ci riconosca. Strano, molto strano. Lo stavo tenendo in mano soltanto 10 minuti fa. Chris ha detto qualcosa riguardo al libro, ricordi? E noi non gli abbiamo dato retta. Chris! Pronto, ci sei? È il tuo? Qual è? Tutti e due. Oh. Pronto? Ciao, Elise. Manifestazione all'impianto di imballaggio. No, non ho incoraggiato l'amore libero e disinibito. Ma quale protesta? Sono a casa. Ma è scritto che l'alcol cura la depressione. Io sono per la parità salariale delle donne. Sono Phoebe. Pronto? Pronto. Problemi di lavoro? Già. Una pura coincidenza? Non credo. Non so tu, ma io non voglio perdere il posto. Neanch'io. Lascio un biglietto alla Baglia che è fuori con Wyatt e cerco di mettere a posto il libro. D'accordo, io vado a cambiarmi. Se non potessi passare per casa prima di vedermi con Jason. Bene, ci vediamo appena possibile.